tutto è tutto quello che tieni dentro di te e lo tieni in cattività dentro di te. È quello che chiudi in una stanza nel tuo cuore, lasci solo, lasci assolutamente senza cibo, senza nutrimento, quindi si imbruttisce. Perché tu per primo te ne vergogni, perché tu per primo non le permetti di respirare. Immagina di prendere qualsiasi cosa, animata o inanimata, immagina di metterla in un luogo buio, immagina di metterla in un luogo dove non passa luce, non passa aria, immagina di non nutrirla, non farla bere, di non darle acqua, di non permettere di lavarsi. Ecco, puoi immaginare come diventerà questa parte qui. Ogni parte di te che tu tieni in questo modo non potrà che diventare più brutta, non potrà che diventare più malata. E siccome ciò che appare all'esterno è simbolo di ciò che c'è all'interno, ciò che percepisci all'esterno, ciò che avviene nel mondo del sentire, non è altro che il linguaggio espressivo di ciò che sta dentro, ecco che hai in mano la possibilità di rendere la tua vita più bella, di rendere te stesso più bello, dove più bello ovviamente è qualcosa che non ha nulla a che fare, come dico spesso, con i canoni che vengono dati dalla moda attuale. Bello è ciò a cui dai luce, ciò verso cui mandi aria da respirare, ciò che nutri, ciò di cui ti prendi cura, diventa inevitabilmente più bello, più luminoso. Ecco quindi che ogni parte della tua vita che non percepisci come bella, non solo il tuo corpo, anche quello, la tua voce, se percepisci come brutta la tua voce, la tua situazione familiare, la tua situazione lavorativa, il luogo in cui vivi, qualsiasi cosa tu guardi e ti appare o percepisci come brutto, evidentemente è qualcosa di cui non ti stai prendendo cura, qualcosa che sta al buio, qualcosa che è non nutrito, a cui manca aria, a cui manca luce, qualcosa che stai costringendo al buio, qualcosa che stai costringendo a rimanere malnutrita o non nutrita. Questo non significa che uno debba per forza esprimere tutto, non debba per forza mostrare ogni cosa in maniera luminosa. Questo significa semplicemente non tenere qualcosa forzatamente nascosto per vergogna e perché tu per primo la consideri brutta, non degna di essere vista, non degna di essere portata alla luce. Ovviamente nel momento in cui tu sei in grado e lasci la porta aperta perché possano uscire queste parti di te, ecco che sei nel luogo della scelta, della responsabilità e a quel punto tu puoi tenere dentro, puoi mostrare una parte, tenere dentro un'altra, ma tutto si muove nella libertà e tutto in realtà si muove nella luce per te. Tutto è nella luce, per te è nella luce a quel punto, sia quello che mostri agli altri, sia quello che tieni dentro, perché è luminoso anche quella parte lì. Nella metafora del teatro, tu permetti a quelle parti di te di mostrarsi nel palcoscenico della vita e dai loro, comunque, quando sono dentro, quando decidi di tenerle dentro, dei bellissimi camerini, delle bellissime stanze, una vita loro tutta bella, che per te è comunque visibile. Non lo è per gli altri, ma lo deve essere per te. A quel punto c'è luce fuori, c'è luce dentro, c'è bellezza fuori, c'è bellezza dentro. Quello che puoi fare per rendere parti di te più belle, parti della tua vita più belle, cominciare a osservare e ad accorgerti con sincerità quali sono le parti di cui ti vergogni, le parti che tieni celate perché non riesci a fare altrimenti. Puoi prendere un foglio dove annotare, mano a mano che te ne accorgi durante il giorno, queste parti che trovi. All'inizio può bastare questo, perché notarle è già immettere un piccolo spiraglio di luce. Ti faccio un esempio: quando vai in giro, i tuoi occhi li mostri o li tieni sempre celati? E se li tieni celati, è per tua scelta o perché hai paura di mostrarli? E se hai paura di mostrarli, come puoi aspettarti che quegli occhi mostrino la bellezza che hanno? Se non mostri il tuo viso, se non sei disposto o disposta a mostrare il tuo viso perché ne hai paura, se lo tieni celato, se lo tieni oscurato, ecco che non potrà che imbruttirsi. Vuoi una cura di bellezza per il tuo viso? Allora comincia a mostrare il tuo viso, comincia ad avere il coraggio di mostrarlo, almeno a te stesso. E lo stesso per il tuo corpo, per il tuo modo d'essere, lo stesso per le cose che hai intorno a te, lo stesso per quella che è la tua vita. Perché guarda che se da un lato esiste l'apparire come manifestazione di ego, dall'altro esiste apparire come manifestazione di generosità. Perché devi tenerti per te la tua bellezza? Perché i tuoi occhi devi tenerli solamente per te? Il tuo viso, il tuo corpo, la tua gestualità, la tua voce, le parole che hai dentro, perché tenerle per te? Soprattutto, ed è questa la cosa più importante, davvero le stai tenendo solo per te o anche a te ti sono nascoste, o anche tu sei la prima a giudicare quelle parti nel modo in cui temi gli altri le giudichino. Con questa domanda ti saluto e ti invito a portare la luce nelle parti che tieni all'oscuro dentro te stesso e ti invito a mostrarle. Ti lascio immaginare cosa può significare un giorno avere la libertà di scegliere
cosa mostrare, cosa tenere dentro, e di accorgerti che in entrambi i casi tutto rimane, almeno per te, solo e sempre, nella luce e quindi nella bellezza.